Ups. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e visto che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Quest'oggi non andrete a imparare un gioco con le carte, ma vi insegnerò un gioco con le monete. O bene, un gioco con un pennarello ed una moneta, quindi godetevi la performance che poi ve lo spiego. Allora ragazzi, il trucco in questione appunto si fa con un pennarello, io in questo caso uso uno Sharpie. È una moneta normalissima, potete usare una moneta normalissima come una moneta da 1 euro, da 2, quella che volete. Ok, e la magia in questione è questa. La moneta la si lascia nella mano, ok? Guardate bene, ok? Perché se io adesso... Ah no, scusate, giusto, prima la mossa magica. Schiocco le dita, prendo la moneta così, la lascio nella mia mano e se io faccio così... diventa sempre più piccola, ma ovviamente è sempre rimasta all'interno del tappo. Infatti, se vedete, la moneta esce, però nel tappo non ci rientra. Andiamo a studiarla. Allora ragazzi, la spiegazione non è per niente difficile, perché vi basterà avere per l'appunto un pennarello, potete usare quello che volete, una matita, un qualcosa di lungo, ok? Che assomiglia a un pennarello, potete usare appunto una matita, quello che volete veramente. La moneta, io in questo caso uso una moneta, faccio vedere anche in questa telecamera qua, un Liberty, comprati da Asso K, non costano neanche tanto, me ne arrivano 10 e a 7 euro, una cosa del genere. Beh, iniziamo subito con la spiegazione. Allora, diremo allo spettatore, innanzitutto, e questo sarà il French Drop, che è questa cosa qua. Facciamo finta di andare a prendere la moneta e di lasciarla in questa mano. Chiamo le dita e la moneta sparisce per poi riapparire. Si può anche fare così, la si prende e scompare, ok? Quindi siamo in questa posizione qua, questa mano va per far finta di prendere la moneta, quindi non la prendiamo seriamente e faremo questo, scusate, non davanti ma indietro, ok? La faremo cadere, arriverà in impalmaggio finger palm, quindi qua possiamo anche semplicemente fare così, farla sparire e aprire le mani così, ma questo lo vedremo cosa mai più avanti. Però in questo caso noi faremo qui il pennarello, io di solito lo utilizzo così, lo lascio in tasca, nella performance ho sbagliato, l'ho lasciato qua, però faccio finta per andare a prendere la moneta, la faccio cadere, è caduto. La impanno e vado via con questa mano e questa subito la chiudiamo, non dobbiamo fare così, zac, e restare qua. Quando ho visto fare gente che per fare questo trucco sta così. No, chiudete subito la mano, cioè la prendete proprio di cattiveria così, zac. E tutti pensano che sia qua, tutti, perché qui, faccio vedere da davanti, qui la moneta è sparita. Qua è sparita, da qua a qua sparita, tutti pensano che sia qua. Vado a prendere il pennarello, ovviamente con la mano sinistra dove la moneta, perché vado a lasciare la moneta nella mia tasca, prendo il pennarello e dico che con il pennarello sparisce. Questa è la prima sparizione. La seconda, che è quella che vi ho fatto vedere, la moneta resta impalmata, io col pennarello, quindi siamo così, zac, prendo, pennarello, vado in tasca, oppure appunto lo lascio qua, zac, sparisce, apro il pennarello, faccio vedere che il pennarello è vuoto, ok, e la moneta esce fuori dal pennarello, dal tappo del pennarello. Questa cosa mi piace tantissimo farla, ecco perché io tante volte sta mossa la faccio al contrario, con la mano destra. Quindi, non nella mano sinistra la moneta, ma nella mano destra, perché qua faccio finta, zac, perché io sono destro, mi piace di più fare questa cosa qua con la mano destra, zac, sparisce, e anche qua mi piace di più fare l'uscita del pennarello, no? Perché faccio così, dico guarda bene, e qua esce fuori. Ebbene ragazzi, questo era l'effetto, spero che vi sia piaciuto come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa volete che vi porto, cosa mai in un prossimo video, perché come sempre, ve lo ripeto, porto quello che piace anche a voi.
non ho nient'altro da dirvi, mi raccomando iscrivetevi in tanti e fate girare la voce che ho aperto questo bellissimo canale YouTube, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!